Veloci, 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 veloci. Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella per tenervi compagnia anche oggi, come sempre in diretta su blogsicilia.it, in contemporanea diretta sul canale 16 di Videoregione, sui nostri social Facebook, Casa Minutella e Blog Sicilia, e anche su Tempo Stretto, e poi ancora su Twitch, YouTube, e stasera dalle 18 alle 20 saremo in differita su Radio Fantastica. Allora, lo sapete, è stato scarcerato Brusca. Noi abbiamo, come tutti quanti, del resto argomentato. Faccio vedere una foto proprio dell'articolo che abbiamo pubblicato su Blog Sicilia esattamente il giorno in cui Brusca è stato scarcerato. Questo inevitabilmente ha creato un po' no? Di polemiche. Torna libero Giovanni Brusca, ha lasciato il carcere in Re Bibbia, a firma del nostro Ignazio Marchese il 31 di maggio. E come ben sapete ha preso parte alla strage dei Capaci, circa 150 omicidi, nonché anche quello dello strangolamento dell'aver sciolto nell'acido un piccolo ragazzino. Vabbè, allora do il buon pomeriggio al ex procuratore, ex presidente del Senato Pietro Grasso. Presidente, buonasera, buon pomeriggio, grazie per essere con Salve, noi. buonasera a tutti. Intanto Buonasera a grazie per il tutti. tempo che mi sta dedicando, grazie per essere qui con me in diretta. Allora, io È farei un vedere. piacere essere con voi. Grazie Presidente, per me è un onore, mettiamola così. Proprio nell'anteprima voglio fare due chiacchiere veloci con lei, perché le devo dire, lo raccontavo ad Alessio Pasquini, che saluto, il suo ufficio stampa, e lei mi ha destabilizzato, ha scritto un post su Facebook che mi ha fatto riflettere, mi ha dato una posizione diversa rispetto a quella che avevo io, che le confesso, proprio perché sono una persona sincera, quando ho letto della scarcerazione di Brusca sulla mia pagina Facebook, che conta molto molto meno gente di quanti follower ha lei, ho detto, secondo me questa non è giustizia. Invece lei ha scritto questo post, chiedo alla regia di vederlo, e poi lo commenta lei stesso. No, non è questo, Emanuele, non è questo, eccolo qua, lo vediamo, eccolo qua. Non c'è forma di buonismo perdono da parte mia nei confronti di Brusca, oltretutto a ciò che sapete. E poi dice anche il dolore e la rabbia delle vittime e dei loro familiari, lo comprendo e lo rispetto nel profondo. E poi scrive: con Brusca, infatti, lo Stato ha vinto non una, ma tre volte. La prima volta quando è stato arrestato, perché resta uno dei peggiori criminali della nostra storia per numeri di reati e di ferocia. La seconda, quando lo ha convinto a collaborare nelle sue dichiarazioni. Il post è ancora lì, sulla pagina del Presidente Grasso, lo trovate. Presidente, io poi le confesso che lei mi ha fatto vedere le cose da una posizione diversa. Prego. E beh, lei si è fermata alla seconda, no? La terza volta che ha vinto, Sì, e è volevo che lo quando dicesse nel lei, però, per corso. questo mi sono fermato. Ecco, sì, la terza volta che ha vinto è quando ne ha disposto la liberazione dopo 25 anni di carcere, lo Stato ha rispettato quell'impegno che aveva preso e devo dire che il segnale va interpretato nel senso che tutti coloro che collaborano hanno speranza di non finire con l'ergastolo a vita, il fine pena mai, mentre quelli che non collaborano non dovrebbero avere nessuna possibilità di uscire prima del fine pena mai. Ecco, quelli che sono all'ergastolo. Questo perché contemporaneamente si sa che una sentenza della Cassazione che ha seguito la Corte Europea dei diritti dell'uomo, interpretando appieno quello che è la nostra Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena ha una funzione anche rieducativa, dice che questa condizione della collaborazione può non essere una presunzione assoluta che vieta qualsiasi beneficio. Allora, mettiamoci un attimo d'accordo. Non è possibile che chi non collabora e comunque
ha la possibilità di uscire dal carcere anche se condannata all'ergastolo, magari dopo 26 anni. E chi collabora con una legge che noi, che ci ha consentito veramente di distruggere la mafia stragista, la Cosa Nostra stragista, diciamo. Allora, questo è un momento in cui dobbiamo riflettere. Eliminare dalla nostra legislazione, come qualcuno ha suggerito, questa legge è assolutamente sbagliato perché i collaboratori di giustizia si sono rivelati uno strumento irrinunciabile. E ancora oggi, siccome la criminalità organizzata certamente non è stata sconfitta completamente, anzi, oggi sono ancora più importanti perché oggi la mafia non manifesta più azioni violente è diventata più facile da riconoscersi, perché si infiltra nell'economia legale, perché coinvolge le categorie esterne come imprenditori, come professionisti, come amministratori, come burocrati, come politici anche. Beh, io non vorrei che ritorni quel momento che abbiamo già vissuto, già all'epoca del maxi processo e successivamente, quando i collaboratori hanno incominciato a dichiarare delle cose che andavano ben oltre l'ala militare di Cosa Nostra, e quando hanno incominciato a rivolgersi verso quelle collusioni col potere che è fatto da un intreccio di affari, di interessi tra boss, appunto, imprenditori, professionisti, burocrati. Beh, i collaboratori allora diventarono oggetto di attacchi continui, ricorderete, di campagne di denigrazione e nascevano le favole degli ingenti capitali versati quale prezzo per dichiarazioni preconfezionate. Nasceva anche un giudizio etico negativo che non vorrei che ritornasse di nuovo di moda. Ambienti culturali e politici portavano avanti l'idea diseducativa che solo perché parlano, solo perché accusano, sono delle figure negative. Sarebbe come applicare anche noi nella nostra società il codice mafioso dell'omertà. Ma nessuno riflette a questo. Beh, qualificarli come delatori prezzolati che non possono che generare disprezzo, beh, non, è assolutamente ingeneroso. È Lei ha vero, sono stati raccontato. dei delinquenti mafiosi, ma hanno compiuto delitti più feroci ed esecrabili. Ma oggi, se la loro collaborazione è sincera, completa, importante, è perché non dovrebbe essere utilizzata da uno Stato che vuole la verità? La verità è più importante di un mafioso a 80 anni in carcere. Una domanda, l'ultima, prima di lasciarla, perché so che è pieno di impegni e poi noi andiamo in sigla e presento gli altri ospiti. Lei ha raccontato che grazie ad una rivelazione di Brusca lei è stato salvato, è stata salvata la sua vita. Ho capito male? Beh, diciamo, non è stato proprio così a salvarmi. Brusca ha collaborato dopo il suo arresto, quindi nel Sì. 96. In realtà, l'attentato che aveva proprio Brusca progettato nei miei confronti risale all'autunno del 92, quando dopo le stragi di Falcone e Borsellino, Riina gli chiede, ma qua la trattativa langue. Abbiamo bisogno di un altro colpettino. E allora, anziché proseguire con quella diciamo, strategia di attacco, di uccisione di alcuni politici che non avevano rispettato gli accordi, ha deciso di continuare con un altro magistrato. E Brusca dice: ma io ce l'ho. E aveva indicato me che in quel periodo, pur lavorando a Roma, perché lavoravo con Falcone al Ministero della giustizia, e tornavo il fine settimana a trovare mia suocera a Monreale che era gravemente ammalata. E quindi questa frequenza, questo fine settimana che andavo lì, beh, aveva dato la possibilità a Brusca di organizzare, progettare, e aveva dato l'incarico a Gioè, alla Barbera, a Di Matteo, Gioè quello che poi si è suicidato in carcere, e anche uno di Trapani come Gioacchino Calabrò, che avevano organizzato addirittura, avevano già l'autovettura, un fiorino bianco che aveva avuto segato il pavimento per posteggiarlo su un tombino che doveva essere riempito di esplosivo e poi collegato col telecomando, la ricevente, eccetera, eccetera. Se non che
una banca che stava proprio di fronte mi ha in certo senso salvato perché quella banca aveva delle frequenze che potevano influenzare il momento dell'esplosione e cercarono un altro telecomando più sofisticato che trovarono dopo un po' di tempo a Catania. Lo portarono, lo consegnarono a chi? Proprio la Barbera lo consegnò a Biondino che il 15 gennaio 90 era l'autista di Rita e quindi si rallentò. Poi mia suocera mi ha fatto questo grande favore, Grazie. diciamo, scusate perché gravemente ammalata, poi purtroppo è deceduta e io non sono andato più a Monreale. Ecco, questo è il motivo. Del come la vita è fatta di coincidenze, così come quella che mi avrebbe portato addirittura a essere con Falcone nell'auto perché dovevamo partire il giorno prima. Ma comunque questi sono fatti per cui io avrei veramente da ragioni di risentimento, di rancore nei confronti di Brusca, perché sono stato una potenziale vittima dei suoi progetti omicidiari. Ma non, la legge dello Stato e l'utilità dello Stato a trovare la verità, ripeto, deve essere anteposta rispetto a quello che, badate bene, bisogna rispettare il dolore delle vittime. Io comprendo benissimo, però le vittime devono anche comprendere che per avere il ristoro morale di punire i colpevoli, di trovare la verità, è necessario servirsi dei pentiti e concedere pragmaticamente dei benefici nell'interesse della collettività. Pensate, i processi di Bari, di Catanzaro, della mafia degli anni 60 si conclusero tutti con insufficienza di prove perché era difficile trovare le prove contro Cosa Nostra, contro la mafia, con l'omertà che era la legge del silenzio. Quello si è rotto, quindi il mito dell'omertà, il mito della segretezza, il mito dell'impunità, il mito dell'invincibilità della mafia. Sì. Pensate che negli ultimi tempi alle riunioni i mafiosi andavano incappucciati perché avevano paura che qualcuno si pentisse di loro e potesse dire che aveva partecipato a una riunione. Avevamo inserito praticamente dentro l'organizzazione un virus che non faceva più funzionare quella struttura che era basata principalmente appunto sull'omertà. Presidente, grazie. La lasciamo ai suoi impegni da senatore. Grazie per il tempo che ci ha dedicato. La sua posizione adesso darà a me e ai miei ospiti di poter argomentare. Le giro i saluti di Antonio Ingroia, del presidente Morra, di Enrico Bellavia, di un agente Paparcuri o Paparcuri, che dir si voglia, che è collegato con noi. Parcuri, parcuri. Paparcuri, Paparcuri che Saluti a si trova. tutti, saluti a tutti. Grazie, presidente. Buon lavoro. Grazie. Andiamo in sigla e partiamo subito con Casa Minutella. Grazie al presidente Pietro Grasso. Sigla. Chiacchierata col presidente Grasso velocissima, lo ringrazio ancora perché ci ha dato uno spunto per poter chiacchierare con gli ospiti di oggi. Buon pomeriggio al presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Nicola Morra. Presidente, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio alle telespettatrici, ai telespettatori e soprattutto agli altri ospiti. In particolar modo nessuno ce l'abbia, Giovanni Paparcuri, che per me rimane sempre una persona splendida da omaggiare in tutte le occasioni possibili perché mi ha dato tanto anche in termini emozionali, allorquando mi ha fatto visitare quei locali del Palazzo di Giustizia di Palermo, il bunkerino, ove appunto Falcone e Borsellino sono stati colleghi per qualche anno combattendo Cosa Nostra. E infatti lo abbiamo visto perché è collegato dall'Albero Falcone insieme al nostro Antonio Turco. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Lo vedete dalle mie spalle, mi trovo all'Albero Falcone in compagnia di Giovanni Papacuri, ex autista del dottor Falcone. L'ha seguito per molti anni, poi per un periodo di tempo, quando il dottor Falcone andò in Thailandia per intervistare un pentito, lui fu affidato alla scorta del dottor Chinnici. Ha vissuto in prima persona l'attentato al dottor Chinnici e poi è tornato a fianco di Falcone e Borsellino proprio nel bunkerino, seguendo tutto il maxi processo. Allora, la prima domanda chiaramente che vorrò farle è cosa ha pensato quando ha sentito della scarcerazione di Brusca? Allora, intanto ringrazio per avermi invitato, saluto tutti gli ospiti, saluto tutti, ma in particolar modo mando un bacio a Nicola Morra. Mi dispiace che il presidente, che è stato mio capo, il capo fatto di qua, non rispondo subito alla tua domanda. Mi dispiace che il presidente Grasso è andato via, però io parto da quello che ha detto il presidente Grasso. Non diciamo che lo Stato ha vinto, non ha vinto assolutamente, perché se lo Stato ha bisogno di un ex mafioso per risalire a certi fatti, non è una vittoria assolutamente. Brusca non è una vittoria che noi abbiamo fatto pentire. Brusca sapeva che aveva centinaia di omicidi alle spalle, dal carcere forse non sarebbe più uscito, quindi ha avuto la convenienza di collaborare. Non c'è stata nessuna vittoria. Noi dobbiamo essere onesti. No, lasciamo stare, io sono una vittima di mafia, lasciamo stare questo. Ma noi all'opinione pubblica dobbiamo dire scusate signori, è quello che volete voi. Noi abbiamo bisogno dei collaboratori per scoprire certi fatti. Questo è uno strumento come un'investigazione alla vecchia maniera, come un'intercettazione, come un'ambientale. I pentiti, chiamiamoli pentiti, che io non credo al loro pentimento. E quindi bisogna avere l'onestà intellettuale di dire questo. Non basta, io capisco il dolore dei familiari, non è questo. Un ex mafioso che ha approfittato, e qualcuno che gli ha dato la possibilità di non fare tutti i santi di galera, e lui si è pentito solo per questo, non possiamo dire noi siamo solidali. Non è così. Io ripeto, non sto parlando da vicino, Giovanni, mi hanno Giovanni, messo ancora. fermati un Sì. attimo, fermati un attimo. Allora, fermo lì perché hai dato un altro spunto. Buon pomeriggio ad Antonio Ingroia che è qui con me in studio. Antonio, buon Buon pomeriggio, pomeriggio a voi. bentornato in casa mia, te la grazio sempre per il tempo che mi dedichi. Grazie a voi. Mai un no e non è scontato da parte tua, ti ringrazio davvero di cuore. Andiamo anche da Enrico Bellavia, giornalista dell'Espresso. Enrico, buon pomeriggio, grazie per essere Buon con noi. pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Insomma, ecco, vediamo alle tue spalle la copertina dell'Espresso con la foto di Brusca il giorno dell'arresto. Allora, Antonio, Papacuri dice, Grasso non può dire che lo Stato ha vinto 3 volte. Tu hai lavorato dall'una e dall'altra, oggi fai l'avvocato, però sei stato un magistrato, hai lavorato fianco a fianco con Borsellino. La prima domanda che ti faccio è chiedo qual è stata la tua reazione da uomo e da uomo delle istituzioni, quale sei stato davanti a una notizia del genere. E voglio sapere se la pensi come Papacuri. Allora, direi che non la penso né come Grasso né come Papacuri, Allora, uno spunto in più. ma in parte Puoi fare. no, non voglio fare, diciamo, quella, la Ah, no, posizione mediana per dare ragione a tutti, che poi scontenta tutti ugualmente. Però dico una cosa, che obiettivamente non mi sentirei di fare le dichiarazioni un po' provocatorie come ha fatto il procuratore Grasso, lo chiamo procuratore, senatore oggi Grasso, ma è stato mio ex capo, quindi procuratore Grasso, mi viene da dire, e cioè dire che lo Stato ha vinto 3 volte con la collaborazione di Brusca mi pare un po' troppo. E certo che lo Stato ha vinto quando ha catturato Brusca. È certo che, e questo ce l'hanno insegnato appunto i nostri maestri, Falcone e Borsellino prima di tutto, che di fronte a un'organizzazione segreta come la mafia, i collaboratori sono un prezzo che deve pagare, è un costo per lo Stato e un costo per la società, perché il collaboratore di giustizia, ovviamente, essendo un mafioso, non essendo un pentito, forse si contano sulle punte delle dita di collaboratori veramente pentiti, nel senso proprio del termine, che qualcuno ha fatto una brutta fine, come Leonardo Vitale, il primo vero autentico pentito, che poi è finito non creduto alla magistratura e morto ammazzato.
I collaboratori di giustizia, soprattutto quelli della stagione di Brusca, sono dei collaboratori che hanno fatto un calcolo. Hanno fatto un calcolo di fronte allo Stato che ha fatto un altro calcolo. Quindi quello che dice Paparcuri. Paparcuri dice, Brusca si è fatto due conti, a conti fatti gli conveniva in qualche maniera farsi il conto. Dice, aspetta, faccio due conti, faccio 25 di carcere, a 69 esco. Ma sicuramente Giovanni Paparcuri, che saluto visto che è presente, ha certamente ragione da questo punto di vista, però guardiamo anche l'altro punto di vista, cioè dal punto di vista dello Stato. Lo Stato pure ha fatto un calcolo e nel calcolo si è rinunciato a quanto? Un quindicennio, un ventennio di carcere ancora per Brusca, che comunque 25 anni di carcere ha fatto, ma in cambio sì, ha avuto qualcosa. Sono state le dichiarazioni di Brusca hanno comportato arresti di altri mafiosi, e l'arresto di altri mafiosi determina l'impedimento di altri omicidi, di altre stragi, ha fornito delle dichiarazioni che sono state anche importanti sul versante del rapporto anche Stato-mafia. L'indagine, il processo trattativo a Stato-mafia nasce dalla dichiarazione di Brusca sul famoso papello di Riina, che Brusca non ci avrebbe mai raccontato se oggi fosse ancora in galera, come starebbe. Quindi è chiaro che la verità, mai come in questo caso, non è né bianca né nera, ma con delle sfumature di grigio. È casuale che ho invitato il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, presidente Morra. Allora, lei ha sentito Paparcuri, al quale ha dato un saluto, in groia, poi andiamo da Bellavia. Presidente, ecco, qual è la sua posizione? Beh, io accetto quanto ha appena ribadito il dottor Ingroia, secondo cui la verità spesso non è monolitica e non è così fulgida, così solare come si potrebbe pensare, però è altrettanto vero che noi come ordinamento dovremmo ripensare tante tante cose. Io faccio semplicemente questa riflessione: lo Stato ha avuto dei vantaggi dalla collaborazione di Giovanni Brusca o di tanti altri, e questo lo sanno soprattutto i magistrati che hanno interrogato e raccolto le dichiarazioni dei vari cosiddetti collaboratori. Ma come dice lo stesso termine collaboratore, loro hanno concorso a consentire allo Stato ad arrivare ad un risultato. Risultato che comunque è stato ottenuto troppo tardi, perché l'epoca, anzi, diceva, qualcuno diceva, sì, lo Stato ha vinto quando ha catturato Brusca. No, no. Lo Stato ha vinto dopo aver perso. Perché prima lo Stato è stato assolutamente distratto, assente, complice, permettendo a Brusca e ai suoi sodali di far saltare in aria persone che, servendo lo Stato, sono state esposte al rischio della vita. Poi, in seconda battuta, causa anche, mi lasci dire, un'opinione pubblica che finalmente si è fatta sentire, lo Stato è stato costretto a prendere provvedimenti. Però lo Stato che vince è uno Stato che impedisce preventivamente il compiersi di determinati reati. E come lo fa? Sempre ricordando Gesualdo Buffalino, investendo in istruzione e cultura. E purtroppo il nostro Stato tuttora non lo sta facendo. Allora, a voler sintetizzare, lo Stato non ha certamente vinto, però se noi conserviamo un ordinamento penale per cui che tu venga condannato per un omicidio oppure per 150 omicidi, più di 130 e più di 30 anni di detenzione non puoi fare. Se tu poi, grazie alla collaborazione, motivata da solo calcolo della convenienza oppure da rarissima conversione, pentimento o d'altro, puoi ottenere riduzioni di pena. Io vorrei ricordare a tutti che Brusca esce avendo ottenuto però in questi 25 anni di detenzione la bellezza di 80 permessi premio. E io mi domando se, insomma, 80 permessi premio, non so ognuno quanto durato, possano essere considerati la normalità. Però certamente è altrettanto vero che lo Stato ha ottenuto delle informazioni. Vuole la legge sui pentiti, ma qua lo sanno meglio di me gli inquirenti, che la collaborazione possa essere ritenuta autentica
è dunque vera solo e soltanto se il collaboratore fornisce tutto ciò di cui è a conoscenza al magistrato, ai magistrati che lo stanno gestendo, che lo stanno trattando. E dei dubbi ci sono in relazione a Giovanni Brusca, anche perché tutti ricordiamo che Giovanni Brusca, dopo essere stato arrestato nel 96, mise in atto un tentativo di mascariare, di screditare, di legittimare esponenti importanti, uno in particolare della cosiddetta antimafia. Detto questo, che poi però mi lasci dire, l'antimafia si è screditata da sola, almeno Palermo nella mia città. Presidente, mi perdoni se la interrompo, perché vedevo Ingroia annuire e vedevo Bellavia attentissimo, Enrico era messo lì con le sue cuffiette. Enrico, sentiamo il Bellavia, poi torniamo da Giovanni Paparcuri con il nostro Antonio, prego. Ma, diciamo, preventivamente... A me non appassiona molto, e quindi lo taglierò fuori e poi mi scuso preventivamente se invece mi scapperà il termine. A me non appassiona la questione del pentimento, perché è affare di chi crede e di chi ha, come dire, dimestichezza con le questioni dell'anima. Non mi piace neanche la metafora calcistica: abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo pareggiato, siamo in Serie A, siamo in Serie B. Allora, la questione va affrontata per quella che è, fermo restando che chi non ha pace in terra, e sono i sopravvissuti all'orrore di Giovanni Brusca e di Cosa Nostra, parlo dei familiari delle vittime e di tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti in queste vicende. Io penso, per esempio, quanto senso dello Stato c'è nel povero carabiniero, nel povero poliziotto che la mattina per 1500 euro deve alzarsi dal letto, baciare i suoi figli e andare a scortare Giovanni Brusca, col rischio che gli arrivi una pallottola in testa. Questo è senso dello Stato. Allora, quindi capiamo intanto questo, perché ci permette di affrontare la questione per quella che è. Le vittime, le persone coinvolte hanno tutto il sacrosanto diritto di indignarsi e di strepitare. Enrico, perdona se ti interrompo. Chi non ha diritto, provare a fare un ragionamento. Guarda, metti un punto e virgola qui, perché c'è collegato Paparcuri. Paparcuri, ti faccio una domanda, me l'ha sollecitata la riflessione di Bellavia. Ma se tu fossi ancora in servizio e ti chiedessero di scortare Brusca, tu lo faresti? Ma certo che lo farei, da buon soldato. Io ti faccio una domanda, perché la mia vita è costellata di tanti episodi. Ho incontrato, ho verbalizzato un interrogatorio super segreto, quello del Balduccio di Maggio. Quindi io so come vengono trattati questi personaggi, i magistrati, la reverenza che hanno contro questi magistrati. Io, prima di entrare in quella stanza che era segretia, era il primo interrogatorio di Balduccio Di Maggio che avveniva a Palermo, e poi subito dopo fu arrestato a Rina. Non so se è stato lui, non mi interessa, ripeto, non mi interessa il dottore Ingroia. Il dottore Grasso lo sanno che io ho creato la banca dati pentiti, quindi io, se non credessi nei pentiti, non avrei fatto questo lavoro. Perché leggere certi verbali a me veniva il vomito, e io ho continuato fino al 2010 da buon soldato. Detto questo, io prima di entrare in quella stanza dove mi aveva mandato il procuratore Caselli, che non sapevo a chi avevo di fronte, prima di entrare in quella stanza il maresciallo che l'aveva in custodia mi fa in dialetto francese: da rinza c'è chi gioca di misa a bomba, lì dentro c'è quello che ti ha messo la bomba. Bene, voi al posto mio, il procuratore Grasso, il dottor Ingroia, Bellavia, con quale stato d'animo sareste entrati lì dentro? Io, ve lo giuro, io già pensavo come lo dovevo uccidere. Poi, quando me lo sono visto davanti, ho visto: ma questo che cos'è? Un mafioso, un ex mafioso? Mi sono detto: io non sono come lui. Mi sono seduto, tremavo, verbalizzavo, e c'è il verbale, quindi non sto inventando nulla. Quel giorno c'era Pignatone, Lovoi e Natoli. Bene, nessuno se ne è accorto che io tremavo, nessuno mi ha detto che cosa è. Lo sapete che cosa hanno fatto?
questo, quando gli hanno confessato alcuni omicidi, aveva fatto a Roccamena, per diciamo, non voleva più parlare. Dice: no, no, voi mi state contestando. Li ricattava in questa maniera. Questo non è lo Stato. Tu avevi lì dentro lo Stato, io che avevo ancora, che ancora mi brucia la pelle, ho fatto finta di niente. E questo, e poi devo sentire dire che lo Stato mi dà fastidio, mi dispiace che il procuratore Grasso se n'è andato. Mi dispiace. Vabbè, avrai io, modo di ripeto, dirglielo, avrai molto... modo di dirglielo. Scusa se ti interrompo, torniamo da Bellavia. Io lo so come la penso. Enrico, ritornando a Bellavia, io farei tutto. Se mi rifaresti... chiedo, ok, questo, va bene. Quello, va bene, va bene. Allora, non è, vi giuro, non è retorica né ipocrisia. Allora Enrico, ti prego, sinteticamente, finisci il tuo... Il ragionamento è semplice, sì. È un pluriassassino, e se il danno fosse se la pena fosse commisurata al danno, avrebbe dovuto rimanere in carcere per altre 200 vite, e questa è la questione. Lo Stato, per penetrare le organizzazioni criminali, ha due possibilità al momento, poi magari ne escogiterà una terza, una quarta, una quinta, una decima: le intercettazioni e la collaborazione con la giustizia. Per la collaborazione con la giustizia si stipula una cambiale: compro delle informazioni da Stato laico, Stato di diritto, compro delle informazioni, le pago con quali soldi? Il soldo della impunità parziale. Questo fanno altre democrazie senza che ci stracciamo le vesti. Otteniamo delle informazioni e quelle informazioni utilizziamo. Ora questo è il punto però. Senza bisogno di scomodare ogni volta a sproposito anche la memoria di Falcone, la qualità delle informazioni che compriamo. Sappiamo valutarle, siamo in grado sempre di valutarle. Il magistrato che interroga un collaboratore di giustizia si assume una responsabilità enorme, non finalizzata al risultato minimo di vincere un processo, ma di ipotecare appunto l'impunità che verrà concessa al pentito. Sentiamo, quindi diciamola brutalmente, sì, non sì. Tutti i magistrati sono Giovanni Falcone, come non tutti i giornalisti sono Indro Montanelli o Bocca, e su questo bisogna ragionare, come ci si protegge, non certo liquidando l'istituto della collaborazione con la giustizia, perché già le intercettazioni sono state prese a pietrate e hanno depotenziato molto il loro apporto nelle indagini. Se adesso dobbiamo pure ridiscutere l'istituto dei collaboratori di giustizia, tanto vale dire che rinunciamo alla questione. Sentiamo rimane, Ingroia. Il punto che se compriamo delle informazioni, le informazioni devono essere fantasmagoriche. Sono cioè d'accordo. Brusca non può venirci a raccontare cosa Chiodo e Monticciolo, pentiti prima di lui, collaboratori prima di lui, ci avevano detto. Deve darci un di più, deve qualcosa aggiungere più. Delle consapevolezze, sì. E le deve aggiungere soprattutto sulle stragi. Ora, siccome la sua collaborazione non è finita, speriamo Vediamo. Che datagli l'impunità continui a collaborare, cosa sulla quale ho parecchi dubbi. Sentiamo Ingroia. Allora, intanto tu Brusca, c'è avuta che l'hai visto, c'è sì. Ho interrogato tantissime volte negli anni 90, ho anche partecipato nella fase in cui abbiamo disinnescato, ai tempi appunto della Procura dei Caselli, il tentativo di depistaggio, perché Brusca è entrato in modo, diciamo, insidioso e avvelenato dentro il mondo, anzi ha provato ad entrare in modo insidioso e avvelenato nel mondo dei collaboratori di giustizia con una polpetta avvelenata, e ritengo che proprio per quella professionalità necessaria che ricordava Enrico Bellavia, noi abbiamo immediatamente disinnescato, e Brusca venne messo, come dire, in stand-by e messo a bagnomaria e non venne considerato collaboratore di giustizia. Per anni Brusca venne ritenuto soltanto un dichiarante prima di diventare collaboratore di giustizia, è passato attraverso un vaglio, un vaglio. Io stesso sono convinto, l'ho detto anche in qualche pubblica dichiarazione, che Brusca non abbia detto tutta la verità. Quindi lì il punto, che è obiettivamente molto delicato, il punto è
qual è, a che altezza bisogna mettere l'asticella, perché la legge oggi dice, tra l'altro teniamo conto che rispetto alla stagione dell'emergenza post stragi, la legislazione sui collaboratori è cambiata, è molto più restrittiva. Ci sono collaboratori che sono usciti dopo qualche settimana di carcere soltanto perché hanno iniziato a collaborare, e quei collaboratori che hanno scontato molto meno di 25 anni pur avendo commesso, certo, magari non 100 errotti omicidi, ma 30 o 40, e poco cambia da questo punto di vista, anche uno è troppo. E quindi va detto che anzi la legislazione sui collaboratori di giustizia oggi prevede delle sanzioni per il collaboratore che non dice il vero, delle sanzioni per il collaboratore che non dice tutta la verità, delle sanzioni per il collaboratore che per esempio non dichiara tutto il suo patrimonio. Ora, se mi dite, se io ho la prova che Brusca abbia detto tutto, io vi dico che non ho la prova né di questo né del contrario. Tendo a ritenere che Brusca non abbia raccontato tutta la verità, ma non c'è la prova, altrimenti non sarebbe neanche entrato dentro il collaboratore di giustizia. Se dovessimo fare però un bilancio, io ritengo che Brusca sia stato, rispetto al panorama dei collaboratori di giustizia di quella stagione, che è appunto la stagione degli anni 90, dove c'è stato una, come dire, un tumultuoso fenomeno di collaboratori di giustizia, uno di quelli che ha raccontato informazioni più preziose. Ho detto prima e lo ribadisco, il riferimento che Brusca ha fatto, il primo a raccontare, del papello di Totò Riina indirizzato ad alti esponenti del governo, che fece nomi di ministri in carica negli anni 90, cioè nel 92, che in qualche modo erano ritenuti terminali della trattativa in corso, che quindi ha dato di fatto avvio. Io ho avviato l'indagine della trattativa Stato Mafia e ricordo molto bene che nel provvedimento di iscrizione nel registro notizie del reato dell'indagine della trattativa Stato Mafia le dichiarazioni di Brusca erano fra gli elementi più importanti per il quale si è aperto quel processo. Poi il processo è andato avanti con altri elementi, altre dichiarazioni, si è arricchito, ma va dato atto e merito che probabilmente non ha raccontato tutto ciò che sapeva, ma ha raccontato cose molto importanti e preziose per le nostre indagini. A tutti i miei ospiti di oggi, soprattutto al presidente Morra, c'è un articolo del Sole 24 Ore a firma del nostro bravo Nino Amadore, che saluto. Le mezze verità di Brusca partono dal suo patrimonio, dubbi su completezza delle rivelazioni ed entità dei beni posseduti dal killer pluriomicida di Capaci Mario Falcone, probabilmente non è stato confiscato tutto. Presidente Morra, che dice? Che è stato, secondo me, ben detto da chi mi ha preceduto, quindi dal dottor Ingroia. Noi in molti casi dobbiamo arrivare a certezza, purtroppo la certezza non sempre è possibile, e dobbiamo però conquistare la probabilità. Con tutta probabilità Giovanni Brusca non ha detto tutto quello che poteva e doveva essere detto. È altrettanto vero che, per esempio, dal punto di vista dei controlli patrimoniali ed economici, noi possiamo avere la capacità di arrivare a certezza. Di conseguenza, qualora qualche collaboratore voglia scudare i suoi patrimoni per poterne beneficiare una volta liberato, beh, questo è compito dello Stato serio toglierglieli, perché è assolutamente inaccettabile che qualcuno possa pensare di fare una bella vita. E voglio anche aggiungere però una chiosa a quanto detto dal dottor Bellavia. Il problema del pentimento non è un problema solo e soltanto relativo all'anima oppure alla dimensione religiosa e spirituale cosiddetta del condannato. Il problema è capire se consegui lo status di un soggetto socialmente pericoloso, perché io posso collaborare e posso poi anche, grazie a questa collaborazione realizzata perché per me è conveniente, tornare in libertà e poi tornare a mafiare, come si dice in Sicilia, o comunque a compiere reati, danneggiando di conseguenza non soltanto le istituzioni, ma anche i diritti di cittadini che lo Stato ha il compito di tutelare. Pertanto, se la cooperazione, chiamiamola così, è
causata da un sincero pentimento che potrebbe anche afferire a dimensione del tutto intimistico soggettiva, tanto da far ritenere il soggetto in questione non più portato ad essere socialmente pericoloso, lo Stato con lo stesso soggetto può assumere un certo atteggiamento. Al contrario, se la cooperazione, se la collaborazione è stata dettata, e quasi sempre, mi dispiace dirlo, ha ragione il Giovanni Paparcuri, il dottor Paparcuri, quasi sempre è così, se la cooperazione è stata dettata da convenienza, bene, lo Stato ha un vantaggio nell'ottenere queste informazioni, ma sempre lo Stato dovrà prevenire, dovrà impedire ulteriori ritorni alla mafiosità da parte del soggetto che dovesse tornare poi in libertà anticipata. E qua voglio spendere però una parola e poi mi taccio. Non è tanto la legge sui collaboratori quanto ciò che la Consulta in ultimo e la CEDU prima ancora ci ha invitato a rendere oggetto di revisione parlamentare, cioè il problema è quello dell'ergastolo ostativo, perché quantomeno brusca qualcosa o per vantaggio suo o per altri motivi l'ha data allo Stato. A breve potrebbero uscire e dovrebbero uscire soggetti che allo Stato hanno dato soltanto sberleffi e disprezzo. E Ingroia, scusa, Presidente, perdona, Ingroia, e poi Bellavia e poi andiamo da Giovanni Antonio. No, io non volevo interrompere il Presidente Morra, anzi volevo sostenere questa tesi, perché da una parte ci abbiamo questa polemica, che io la capisco e la comprendo se viene ovviamente da chi in un modo o nell'altro è stato toccato direttamente ed emotivamente dalle stragi, la capisco meno se viene dalla politica, e la capisco meno soprattutto quando viene da quegli stessi settori della politica che invece tacciono sull'ergastolo ostativo. E giustamente l'intervento di Nicola Morra sottolinea il punto. Allora io mi chiedo, ma non è perché voler essere dietrologo, non è che per caso tutto questo attacco, soprattutto da certi settori della politica, contro Giovanni Brusca, la scarcerazione di Giovanni Brusca, assieme al silenzio su altre scarcerazioni e sul silenzio sull'ergastolo ostativo, sia perché vanno bene i mafiosi che restano mafiosi, mentre non vanno bene i mafiosi che, con tutti i limiti e le ombre che abbiamo detto, invece aprono una collaborazione alla giustizia? Enrico, vai e poi andiamo da Giovanni ed Antonio, prego. Dico, ci sono stati momenti in cui non ero d'accordo con Ingroia in passato, ma su questa ultima affermazione... Guarda Enrico, non sei l'unico, non sei l'unico. Vabbè, ci abbiamo anche scherzato, ci conosciamo. Sono assolutamente d'accordo con lui. Il problema è molto semplice. Cioè, adesso facciamo la levata di scudi su Brusca, e ho detto cosa penso di Brusca. Siccome il prezzo di 25 anni a fronte di quello che ha combinato è un prezzo, come dire, abbastanza basso, pur nell'enormità che comprendo perfettamente, costituita da 25 anni in carcere, bisognava spremere tutta la verità possibile, lo dico volgarmente. Ma non è che adesso montiamo una polemica su Brusca e diciamo basta i pentiti, i sicofanti, i delatori, i professionisti, i prezzolati, e invece apriamo la porta del carcere a Graviano che se n'è stato zitto, ai fratelli Graviano che se ne sono stati zitti. Quelli ce l'hanno il loro patrimonio e sappiamo pure in parte dove sta quel patrimonio lì, perché diciamo poi i processi possono dire, non dire, però politicamente la politica lo sa dove è finito il patrimonio di Cosa Nostra raccolto per sostenere l'avventura televisiva di Silvio Berlusconi. Non è che non lo sa, perché ci sono fior di consulenze su questo punto, e Ingroia lo sa meglio di me, perché quelle consulenze le ha ordinate, le ha fatte fare con enormi difficoltà. Dunque non è che dobbiamo prenderci in giro e sfruttare la sacrosanta indignazione dei parenti delle vittime per fare adesso, per scudare l'uscita dal carcere dei signori Graviano. La verità è che in questo paese non si è avuto il coraggio di dire
noi unici in Europa abbiamo una peculiarità, abbiamo delle organizzazioni criminali che non si infiltrano nello Stato, pretendono di essere Stato e lo pretendono a tal punto che lo Stato legale scende a patti con queste organizzazioni. Esatto. E il sistema con cui scendeva a patti, per esempio, prima delle leggi sui pentiti, arriviamo, Presidente, era il sistema dei confidenti affidati alla polizia giudiziaria senza alcun controllo. Voi immaginate quanta impunità sia stata dispensata da investigatori solerti come Bruno Contrada, per esempio, per fare solo qualche nome. Quella era la stagione che ci piaceva tanto, era quella la stagione confidenti che non portavano a nulla se non a modesti risultati, ad arrestini, a piccoli rapporti di polizia giudiziaria che producevano le assoluzioni di Cosenza e Catanzaro. Dunque, se dobbiamo tornare a quello, mettiamoci una pietra sopra e non evochiamo più però a sproposito né il nome di Falcone né il nome di Borsellino, né su questo né su altro. La politica, allora, sentiamo, le belle anime, sì, ragionino di diritti costituzionali anche per i mafiosi. Morra, Presidente Morra, brevemente la prego e poi andiamo da Antonio Turco con Papa Arcuri. Il dottor Bellavia ha detto parole che posso sottoscrivere in 30 nanosecondi. Io in più aggiungo un'altra riflessione. Noi stiamo, a mio avviso, molto molto efficacemente ragionando di temi complessi ma necessari per costruire coscienza civile e democratica, perché queste sono le prime emergenze dell'Italia del XXI secolo. Capire che fine abbiano fatto soldi afferenti Cosa Nostra, perché mai siano da Palermo e dalla Sicilia volati verso la pianura padana, in particolar modo Milano, e che canali abbiano avuti attraverso un sapiente riciclaggio che ha permesso poi ad un commerciante all'ingrosso di ortofrutta di diventare un finanziatore di mostri del capitalismo italiano. Detto questo, mi domando perché mai un dibattito simile non venga ospitato per esempio in Rai, perché mai la Rai, che dovrebbe rappresentare tutti quanti noi, perché la Rai è la prima agenzia culturale dello Stato, faccia ben altre trasmissioni quando si debbono affrontare certi temi, impedendo di capire quale sia il vero obiettivo di certa politica che vuole arrivare con ipocrisia ad abbattere l'ergastolo ostativo, esattamente come era nelle richieste di Totò Riina e di tutti i suoi sodali. Beh, però, Presidente, potrà raccontare di averlo fatto a Blog Sicilia, per esempio. Sì, le voglio, allora, le voglio bene. Che io non era accettato... Rai, sto scherzando, era per sdrammatizzare un attimino. Ho volentieri questo vostro invito, però fa rabbia capire e sapere che ci sono alcuni privati che meritoriamente promuovono questi dibattiti quando dovrebbe essere il potere politico che rappresenta tutti quanti noi, e cioè lo Stato. Lo Stato è abbondantemente infiltrato. Noi dobbiamo metterci in testa che soltanto dopo 122 anni dall'unità abbiamo riconosciuto la peculiarità dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, disconoscendo ciò che prima è riuscita a infiltrarsi dappertutto. E questa è la verità. Torniamo all'Albero Falcone da Antonio Turco e poi ci avviamo per i saluti finali. Antonio. Sì, Massimo, il signor Papa Arcuri è anche colui che ha voluto in prima persona realizzare il bunkerino proprio all'interno, il museo nel bunkerino proprio all'interno del Tribunale di Palermo. Un lavoro che svolgono quotidianamente per sensibilizzare anche i ragazzi delle scuole, ma chiunque voglia andare a visitare il museo. Ecco, pensa che questa notizia dello scarceramento di Brusca possa passare un messaggio sbagliato anche per i più giovani. Certo, è inutile nascondere, un messaggio sbagliato arriva, però credo che col tempo la gente, anche io ripeto, non sono contro i collaboratori, non lo sono, solo che moralmente è inaccettabile, punto. Questo è il mio punto fermo. Ci vogliono, l'ho detto all'inizio, e la gente piano piano capirà che purtroppo i pentiti ci vogliono. Però deve essere lo Stato, in questo caso il dottor Ragazzo mi deve venire a dire che io non lo digerisco, non lo digerirò mai, che ha vinto, non ha vinto assolutamente nulla.
quello niente, che non ci può calare, fare. Giovanni, non ti può calare sta cosa. Non ti può calare né ora né mai. Né mai. Io, ripeto, non sono politico, non sono oratore come un dottore Ingroia, non sono come Morra. Io sono una persona semplice. Ho creduto nello Stato e credo nello Stato. Però venire a dire che io ho bisogno del nemico per sconfiggere qualche cosa, a me dà fastidio. Comunque, quel bunkerino è nato appunto per fare capire alle persone che il sacrificio del dottore Falcone e Borsellino, al di là delle collaborazioni uffici pentiti che pentiti non sono, a noi servono sapere che cosa hanno fatto in vita per noi. In questo albero Falcone è la testimonianza, tutti i messaggi. Quei luoghi sono rinati per questo. Io ci ho lavorato, li ho conosciuti, li conosco il senso del conoscevo il senso del dovere. E se dobbiamo, se potevamo parlare e dire che lo Stato ha vinto, lo poteva dire semplicemente tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, lo Stato, che sapevamo tutti, poi al dottore Borsellino, e non mi vengono a dire che la collaborazione di Frusta è una vittoria. La vittoria poteva essere, lo potevamo dire, quando Libero Grassi ha denunciato pubblicamente nel giornale di Sicilia che veniva taglieggiato e lo Stato non l'ha protetto. Lo Stato può dire che ha vinto quando protegge le sorelle Pilli o come lo si chiamano. Quindi lo Stato non deve dire che attraverso Brusca ha vinto. Abbiamo vinto una battaglia, ma tante altre battaglie le abbiamo perse. Una su tutte è quella fra in 57 giorni, perché se non era un altro collaboratore, noi ancora avremmo sannato alla Barbera e saremmo andati ancora dietro a un falso pentito, a scarantino. E se non era per Spatuzza, noi non saremmo qua a parlare di questo. Noi quindi, martedì prossimo ci collegheremo alle 15.30 con Piff, che ha scritto un libro, e andremo con Antonio proprio a Piazza Leoni e racconteremo la storia di queste due splendide sorelle. Giovanni, grazie per essere stato con noi, per aver accolto l'invito di Antonio, grazie l'invito mio. Scusate l'esuberanza. No, ma ci sta, ma figuriamoci. Ci sta. Ripeto, lo ripeto perché qualcuno qua ci ricama sopra, io ho inventato, il dottor Ingroia mi può smentire, io ho inventato la banca dati sui pentiti, poi di là sono scaturite le mappe criminali. Io su questi personaggi, che li odio, non lo nascondo, li odio, e se poi ci credo, e se Brusca, se vuole veramente chiedere perdono, faccia come me, io me levo la mascherina, ci metto la faccia, lui si tolga quella mascherina, senza frasi fatte e cose varie, e venga a chiedere veramente, se è pentito, perdono ai familiari, non a me, ai familiari, a quei orfani o vedove che quante ne ha provocate. Grazie, scusate. No, grazie a te, Antonio. Grazie per questo collegamento importantissimo. Giovanni, lasciatelo dire, non è piaggeria e non abbiamo niente a chiederti. Tu hai parlato, hai detto delle cose che io condivido pienamente, le sottoscrivo, e non è chi ha onorificenze o titoli può dire o non può dire. La tua storia, il servizio che hai dato allo Stato ti rende, no, titolatissimo a poter dire il caspita che ti pare nella più totale libertà, come hai fatto oggi, e quindi grazie per averlo fatto. Ok, grazie a voi. Ecco. Antonio, vuoi salutare Papa Arcuri? No, saluto ovviamente Papa Arcuri, ricordo benissimo quanto sia stato prezioso quando appunto c'era la famosa banca dati che proprio riguardava le dichiarazioni dei collaboratori, e proprio grazie alla raccolta dei dati, come ricorderà Papa Arcuri, che facevamo per nominativi su determinati soggetti, poi abbiamo costruito certi processi e certe indagini, compresa quella della trattativa Stato-mafia e prima ancora di sistemi criminali. Tornando al tema, quindi saluto Papa Arcuri e comprendo... Prego. Solo una richiesta a Nicola, presidente dell'antimafia. Spero soltanto che, come Stato, non lo fate diventare cavaliere della Repubblica. non esageriamo. Era una provocazione che Papa Arcuri si può permettere. Grazie al collegamento con l'Albero Falcone, grazie Giovanni, grazie Antonio Turco.
lavoro, grazie mille. Ciao Antonio, grazie per il lavoro di oggi. No, Antonio, dicevo, vai. Sì, per chiudere, io ritengo e ribadisco che la collaborazione di Giovanni Brusca non è stata una collaborazione piena, ma è stata una collaborazione preziosa. Vero quello che diceva Bellavia sul tema della professionalità e della necessità, direi quasi esasperata, di cercare i riscontri. Ci sono stati dei gravissimi fallimenti della magistratura, il caso Scarantino diciamo per tutti, ma non solo il caso Scarantino, a mio parere, ma insomma voglio mettere in mezzo il mio ruolo di avvocato che lo vede da un altro punto di vista, c'è anche qualche collaboratore strano oggi che naviga nel sottobosco del fenomeno dei collaboratori di giustizia e altra cosa, mi assumo la responsabilità delle mie dichiarazioni, la professionalità della magistratura oggi è fortemente calata rispetto a quella di un tempo, soprattutto alla magistratura inquirente, non solo, e perciò occorre, direi, la polemica sul caso Brusca, penso che possa servire, io penso che sia pericoloso mentire nuovamente mano alla legislazione sui pentiti, perché c'è il rischio che qualcuno ne approfitti per strangolare un fenomeno che comunque serve dei collaboratori di giustizia, che comunque serve, però spero che possa servire anche alla magistratura per avere una maggiore attenzione, una maggiore sorveglianza, una maggiore rigore, come appunto Giovanni Falcone chiedeva e pretendeva. Presidente Morra, buon lavoro, in bocca al lupo, ci saluti la sua splendida Calabria che certamente non sta attraversando un momento fantastico. Chiedeva al Presidente Morra di convocare il Presidente della RAI e chiede perché non si occuperà di questi temi. Ah, io per esempio vorrei dalla RAI un maggior seguito per Rinascita Scotto, oppure per la notizia di cui pochi hanno parlato dell'inizio poi negato di collaborazione da parte di Nicolino Grandaracri, ma questi sono temi che non riguardano soltanto la Calabria, perché ormai l'Andrangheta ha assunto dimensioni internazionali, però questo è, e accetto anche la provocazione di Giovanni Parracuri, cui va tutto il mio affetto, so che è una provocazione anche perché lui faceva riferimento al cavalierato e sappiamo che qualcun altro è stato insignito di tale titolo tempo fa, venendogli poi a seguito di condanna tolto appunto, e speriamo di far bene, speriamo che si diffonda sempre più cultura antimafia, perché come io sostengo, se non si pensa mafiosamente non si agisce mafiosamente, è là che si deve combattere la battaglia. Vi ringrazio e buon pomeriggio a tutti. Grazie Presidente, buon lavoro Enrico, grazie, porta i nostri saluti. Grazie a voi. Vabbè, intanto grazie, tanti saluti a te, grazie, perché come sempre sei impeccabile nelle tue riflessioni, nelle tue valutazioni che oggi hai condiviso con noi. Senti, su che cosa stai lavorando, ce lo puoi dire? Come l'altra volta. Io ci provo, che ne so, mi sono occupato di Brusca sia nel lavoro di arredatore che faccio, diciamo, prevalentemente, arredo la scrittura degli altri, e ne ho scritto anche direttamente per Repubblica Palermo sul blog. Questo ho fatto in questi giorni, perché quello era il mio settore di riferimento, occuparmi di cronaca giudiziaria, sì. Cronaca nera, e continuo comunque a seguire. Comunque complimenti, perché con l'Espresso avete smascherato un Fedez che non conoscevamo e quindi ci avete dato una mano a saperne di più su Fedez, sai, che affirma contratti e non può parlare di banche perché si deve autocensurare. Va bene, comunque ce l'avete raccontato. Il problema è che quando evochi la censura evochi qualcosa di molto molto preciso. Devi avere in genere, diciamo, la camera sgombra da scheletri. Sì. Se poi c'hai qualche scheletro è giusto. Chi non si censura lo racconta. Grazie, saluta tutto il gruppo L'Espresso da parte nostra. Grazie Enrico, Dio ti benedica. Grazie a voi. Antonio, che succederà ora? Secondo te, brevissimo, che devo dare un altro servizio. Sul caso Brusca? No, in generale, adesso che succede? Rivedranno questa lei? Secondo te, se tu potessi fare una profezia? Io credo che non succederà niente. Io credo che, come al solito, è il solito fuoco di paglia nel quale alcuni approfittano per polemica strumentale, attaccare il fenomeno dei collaboratori di giustizia, attaccare Brusca, perché Brusca è ancora oggi un testimone importante nel processo trattativa Stato-mafia e fra breve avremo la sentenza d'appello.
Dopodiché tutto si spegnerà e tornerà come prima. Purtroppo poi l'Italia è un paese dei grandi incendi che poi si spengono poco. Senti, facciamo un gioco. Immagina adesso di poter fare una sola domanda brusca. Ora. Lui apre la porta, si siede e dice fammi una domanda. Tu cosa gli chiederesti? Io gli chiederei chi sono stati i veri mandanti esterni della strage di Capaci di Ravenna. E lui li sa, secondo te? Secondo me lui sa più di quello che ha raccontato. E perché non li dice? Perché naturalmente ha paura di dirlo. Di fronte a questo fuoco di sbarramento, qualcuno non pensa che ci possa essere anche questo. Un fuoco di sbarramento contro i pentiti che hanno cominciato a salire di livello nella loro dichiarazione. Un conto è il pentito che parla solo dei mafiosi Coppa e Lupara. Un conto sono i pentiti, chiamiamoli meglio, collaboratori di giustizia, che parlano anche del livello più alto. Brusca è entrato in questo terreno, ha fatto un paio di passi, ne poteva fare probabilmente di più, ma appena ha fatto un paio di passi gli sono arrivate le stangate addosso. Senti, e temo che si guarderà bene da fare un altro passo. Ultima domanda, sì o no, se ti chiedessero di candidarti a sindaco di Palermo? Se ci fossero le condizioni, ma non credo che ci siano le condizioni. Tony Ingroia, noi siamo Trazzera, che è una location del birrificio Bruno Ribadi, dove abbiamo fatto cucinare un po' di personaggi del mondo dello spettacolo. La settimana scorsa ha cucinato Cuffaro e ha fatto i paccheri in crema di piselli con le vongole. Oggi è il turno di Francesco Scoma, che mi ha dichiarato oggi ufficialmente di essere in campagna elettorale, quindi prossimo candidato a sindaco di Palermo. Bene. Vediamo cosa ha cucinato, ce lo vediamo, prego. Dalle immagini che mi circondano vi sarete accorti che non siamo nei nostri classici studi palermitani di Blog Sicilia, dove il martedì e il giovedì conduco Casa Minutella, ve lo ricordo, 14:45 in contemporanea diretta su Video Regione Canale 16, su Blog Sicilia, sui nostri social Facebook Casa Minutella e Blog Sicilia, Twitch, YouTube, poi ancora in differita dalle 18 alle 20 su Radio Fantastica. Sono nella classica scenografia di Trazzera, che molti di voi che seguite e leggete Blog Sicilia conoscete già e che i telespettatori di Video Regione conoscono per le diverse puntate che sono già state mandate in onda. Siamo al birrificio Bruno Ribadi, che ha ripreso la sua produzione. Di tanto in tanto magari sentirete qualche rumore di sottofondo dovuto, non perché per grazia di Dio lentamente si riprende la vita di tutti i giorni e così la gente forse si spera tornerà a bere un buon bicchiere di birra. Allora, oggi facciamo un esperimento, una prova. La prima è quella del sottoscritto. Io odio i programmi di cucina, l'ho sempre detto, lo dico oggi pubblicamente, però per la prima volta voglio, chissà che magari non mi venga voglia, no? di mettermi ai fornelli o magari di condurne qualcuna. La seconda esperienza che voglio fare oggi è quella di vedere un politico, un politico che però piuttosto che stare seduto alla Camera o al Senato o nei banchi di un consiglio comunale o chissà dove, lo mettiamo alla prova con i fornelli. Allora, vediamo come se la cava oggi Francesco Scoma. Senatore, buon pomeriggio, ciao, buonasera, buon pomeriggio, benvenuto. A te, ci benvenuto stringiamo a te, il pugno. E c'è anche Gianvito Gaglio, che è lo chef resident, se così si può dire, di Trazzera. Allora, aspetta, ti voglio vedere da vicino. Emozionato quanto? 5 perché io ti ho chiamato e ho detto come te la cavi i fornelli e tu come hai risposto? Nessun problema, ci possiamo provare. Gianvito, come vanno quelli che dicono sta roba? Lo dobbiamo vedere in campo. Esatto. Allora, vabbè, ma è bello perché è una competizione così fra me e me stesso. Allora lui è in competizione con se stesso in cucina e lo vedremo. Allora, cosa preparerai? Cosa hai scelto di preparare, Francesco? Abbiamo scelto di fare delle tagliatelle con gamberoni. Aspetta, abbiamo perché plurale maestatis da senatore o abbiamo perché... No, ne abbiamo parlato con lo chef. Ah, ne hai parlato con lo chef, ok. Chef, ci siamo confrontati su alcuni piatti da fare. E avete scelto un primo. Abbiamo scelto un primo. Che? Questo primo è un primo, sono delle tagliatelle con gamberoni. Hai con capito. Delle fave. E con il tagliolino è già, diciamo... preparato con della curcuma, sì. Aromatizzato curcuma. Con della curcuma e con del finocchietto. Senatore, del viziatello,
miei gamberoni. Io veramente volevo fare con l'Aragosta, però diciamo, vabbè, facciamo una mediazione. Vabbè, roba per ricchi, questo è un programma pop. Vabbè, ma la... che è un programma... cioè, che costa la metà. Pure, addirittura, vabbè, ma tu te lo puoi permettere, sei senatore, noi ha già il gamberone, questo quindi... gamberone da dove arriva però? Questo è gamberone direttamente da Porticello. Porticello, tutto quello che vedi qua. E ti devo dire, mi sembra anche buono, perché io lo compro il gamberone, aspetta, sembra, non è nero, è buono, non è... L'odore è buono. Sì, sì, molto buono, onestamente. È molto buono. Già farebbe puzza, se non fosse buono. Esatto, poi c'è il finocchietto. Poi c'è il finocchietto. E poi c'è la birra, che ci fai con la birra? Con la birra facciamo una sfumatina alla fine. La sfumatina, ragazzi. Allora, qui la cosa si fa abbastanza intrigante. Allora... Ci proviamo. Io conduco, scoma, cucina, Gaglio che farà, chef? Mi frusterà, se sbaglio. Dovrà sovraintendere tutto il nostro lavoro. Ovviamente, cioè, ovviamente. Dovrà stare attento, osservare che tu ti muova nel miglior modo possibile. Così ovviamente. Via. Allora, andiamo agli ingredienti. Allora... Prego, a te il compito di leggere. Sai leggere, giusto? Sì. Cioè, sì, ho imparato qualche anno fa. Aspetta, fermi. Ti pare a te che gli dai del lei. Qua in cucina, come si fa? Si dà tutti del tu. Tu, esatto. Peraltro, arrivi dalla scuola di Cannavacciolo e la pacca la conosci. Proviamo a dare mezza pacchetta al senatore. Ciao. Grande. Allora, silenzio. Ingredienti. Tagliatelle al gambero rosso. Vai scoma. Finocchietto. Finocchietto. Curcuma e fave fresche. Wow. Ingredienti per quattro persone. Aspetta, ti metto in difficoltà. E se soffro di favismo? Leviamo i fave. Ci leviamo. Giusto, la risposta quella doveva essere. 400 grammi di tagliatelle. Finocchietto. Per quattro persone? Per quattro persone. 100 grammi, cioè all'ingrasso. Possiamo fare 100 grammi per possiamo persone. Fare le stesse, 100 grammi per persone. Ma le stesse porzioni possiamo mangiare anche in 5. Giusto, giusto, giusto. Come si dice? Capa a casa, quanto volo fa giù. Perfetto. Giusto, vai. 20 gamberi rossi di Mazzara, che possono essere anche 30, sono quelle più condite. Poi alza a seconda della grana che uno ha, dice, a seconda quanto costano. 500 grammi di fave fresche, che poi le sgusci non resta niente, anche perché vanno sgusciate due volte, quindi sì. Si dimezza ancora di più. Un po' d'acqua ovviamente per preparare il condimento, un mazzetto di finocchietto fresco. E ce l'abbiamo. Una cipolla bianca. E ce l'abbiamo. Uno spicchio d'aglio. E ce l'abbiamo. La birra, fondamentale. La birra, siamo in un birrificio e non a mancare a birra. Se non ci fosse stata la birra l'avremmo fatto con il vino bianco. Il vino bianco. Però invece abbiamo questa pale ale dove utilizziamo... Ora che tu hai già provato. Questo è il bicchiere del senatore che ci ha dato dentro prima del... Siamo ospiti del birrificio, quindi... Toccati il naso e metti in punta di piedi. Vabbè, poi un po' di olio Evo. Sì, Evo che significa? Evo, sì, Evo, che significa? Evo, ecco, prima extravergine d'oliva. Eva. Olio, extravergine d'oliva. Una volta io ho chiesto a uno, che cos'è Evo? Dice il marito di Eva, è una battuta pessima, sì. Che non faceva neanche ridere, però lasciava intendere che non capiva un gabba. Insomma, questo, però insomma era facile questo. Era facile. Poi pepe, QB, non so che QB, vuol dire, quanto basta. Lo sai che sì. E sale quanto e basta. E sale. Allora ragazzi, il senatore fino ad adesso, con la lettura è andato bene. Voto alla lettura del... 9, dai. 9. Gli diamo un 9. Cioè non ho sbagliato niente, che come mi deve dare, scusa. Mi pare, capito, però è una che non sbaglia niente. Hai letto una cosa che già era scritta. Allora, prima di iniziare ufficialmente questa puntata in Trazzera, dobbiamo fare la consegna ufficiale del cosiddetto falarieddo, detto in siciliano. Ma lo porto a casa, poi che ve lo ridò. Certo, figuriamoci. Io ve lo dico. Allora, Gianvito, anzi, prego, a te il compito, prego. Anzi, avrei dovuto trovare col nome e cognome scritto. Vabbè, ma tu sei biziato, però mi impegno a tornare e voi me lo fate trovare. Un pennarello, Luna, per favore, abbiamo un pennarello. Se mi trovate un pennarello, glielo scrivo col pennarello. Così no, non lo rovinare, per carità. Allora, la prossima volta. Next time, mettiamo prego, a te, signori e signori. Ah, però, scusate, tu ci vuoi il tuo nome? Non è possibile. Perché? È perché c'è il nome dello chef, guarda, Gianvito Gaglio. No, sotto, Angolino. Vedi? C'è Gianvito Gaglio che si è intestato trazione. Consegna ufficiale. E allora, gambiule. Mettiamo il gambiule a Francesco scoma. Vediamo, aspetta, e così il microfono rimane fuori. Oh, quella che vedete è una protuberanza dovuta al microfono. Sì, piccolina. Allora, ci siamo. Come sta Francesco? Si stai... Aspetta, lo faccio io. Troppo gentile. Ma figura, siamo qui anche per questo. È più facile mettere la fascia tricolore che il grembiule. Dai, diciamocela tutta. Ma quella si mette storta. E quella si mette la piglia. Prima si metteva così, adesso si mette così. Ora si mette così. Tu come la preferisci? Quella così o quella... No, quella così. Tu intanto preferisci la fascia, poi dopo... No, ci può stare. Ci può stare. Allora, pronti per partire? Ci siamo? Sei sicuro? Ce la vuoi fare? Ci vuoi ripensare? Ci provo, no. Ci provo, ci provo. Allora, gli ingredienti li abbiamo dati. Pronti, partenza, via. Da cosa si parte? Si parte dal soffritto di cipolla. Soffritto di cipolla. Posso? Prego. Allora. Grazie.
Il soffritto di cipolla. Cominciamo a pulire la cipolla. Contrario. Facciamo il contrario, Renghetto. L'operatore viene. Il soffritto di cipolla. Senti, ma è più facile fare il soffritto di cipolla o cercare voti? No, tutte e due sono facili. Ah, tutte e due sono facili, sì, dici? Sì. Aspetta, che io intanto vi faccio vedere come un senatore della Repubblica pulisce la cipolla. Che poi lo sai come si dice, no? Io munnuci pudde e tu chianci. E a te ti chiancino l'occhi. Sì, che poi problema. Ma il soffritto, scusate, non si fa con l'aglio? L'aglio si mette alla fine poi quando si deve maneggiare la pasta. Ah, ho capito, ma tu a casa solitamente cucini tu oppure... No, mia moglie cucina molto bene, ma... Diciamo cucina chi è più libero. Chi è più libero? Sì. E quindi in questo caso tua moglie? Spesso cucina lei, ma quando sono a casa mi fa piacere cucinare anche per rilassarmi, un modo... Sì. Sì, come okay. Un altro per senti, rilassarsi. Ma com'è la vita di un senatore? Tu quante volte devi andare a Roma? Racconta, come funziona? Io vado a Roma tutti i martedì o lunedì a volte e torno a casa il giovedì. Sì. Quindi mangi al Senato, no? No, io alla Camera. Ah, scusa, alla Camera. Sì, sì, sì. Alla Camera dei Deputati. E, no. E c'è la buvette lì. E che mangiate? La buvette è chiusa per ora. Perché? È perché, per diciamo... Per faccende Covid. Per faccende Covid. C'è un bar. Ah, ma poveri voi. E dove mangiate allora? No, mangio un panino. Sì. Non è importante ma mangiare. Vabbè, l'ho capito. Intanto, cioè, però, una curiosità ce l'ho, nel senso... Vi incontrate tra di voi? Ce l'avete un ristorante a Roma dove vi incontrate? Ma no, la sera poi è difficile che uno rincontri sempre le stesse persone perché sì. Dopo che stai sì. 12 ore nello stesso posto, diciamo, le stesse persone non è una cosa... Allora, stiamo tagliando la cipolla. Perfetto. Perfetto, ora mi aspetto qui da te grandi cose, quella... e lo fai veloce, veloce, veloce. Sì, ma... Ah, proprio così, a tocchi grossi? Sì. Giambino, come sta andando? Va bene, va benissimo. Come sta andando, Francesco? Abbiamo messo un filo d'olio extravergine d'oliva. Il filo di Evo. Evo, si dice. Un filo di... Lo facciamo vedere. Olio extravergine d'oliva. Ma non è troppo grassa sta cipolla? Cioè, tu no, la fai così... No, sì. Va benissimo. Per un bel brodo, perché qui parliamo di brodo. Brodo di gamberi. Ah, dobbiamo fare il brodo? Sì. Ah, quindi non dobbiamo friggerli i gamberi? No. Ok, perfetto. Senti, Francesco, raccontami. Ma dimmi un politico, no? Importante, a cui ti piacerebbe cucinare un primo piatto. Ma intanto, e cosa gli faresti mangiare? Intanto bisogna vedere se tutti i politici sanno mangiare. No, no, fidati, sanno mangiare. Cioè, tu ti pari sto dubbio, quelli sanno mangiare e mangiano benissimo. E bisogna vedere se sanno che cosa mangiano. Aspetta, intanto raccontiamo come stai pulendo il gamberone, perché c'è questo filo rosso qua, vi faccio questo vedere. È il budello, si toglie. Bravo. Ecco, perché si toglie? Si toglie perché è amaro e poi ha un brutto sapore. Ok, come sta andando, Gaio? Va benissimo, sta andando benissimo. Sto vedendo che ha molta manualità anche in cucina. Hai capito. Quindi possiamo... Ci provo. Ok, ok. La domanda era appunto, quindi, a chi faresti un primo piatto, un politico a cui ti piacerebbe cucinare qualcosa? Ma sei un politico che gli piace mangiare bene... Politico che diciamo non un politico in vista, quindi sì. Mi farebbe piacere cucinare, ma non lo so, ancora non ci ho provato a cucinare qualcosa al mio amico Matteo Renzi, però. Ah, Matteo Renzi! Ah. Mi piace la buona cucina. Gli piace la buona cucina, beh, quello è toscano, non ne capisce niente cucina. Fine. No, gli piace la buona cucina, gli piace poi anche il vino buono. Però potrei cucinare qualche volta. La Coca-Cola alla cannuccia forte colorata. Ci siamo andati vicini, poi per una serie di circostanze non è più successo, ma avrei cucinato anche per Berlusconi. Ah, ecco. Ah. Poi perché non... lo ricordiamo, tu eri in Forza Italia sì, e poi sei passato in Italia Viva. Sì, ecco. Sono stato mettere le teste di gambero che precedentemente abbiamo tostato in forno. Arrivo, sì. Però attenzione, Gianvi, tu non devi dare consigli, lo deve fare lui, perché altrimenti diventa facile, tipo ti piace piacere fare. Allora, queste teste come le abbiamo preparate prima? Le abbiamo messe al forno. Sì? Quanto tempo? Ma 15 minuti. 15 minuti. Gianvi, do giusto per rispondere. Sì, sono su per giù una ventina di minuti. Ecco, adesso vi faccio vedere. Andiamo a rosolare per bene, bravo. Bravissimo, bravo. Comunque, voi peccato che da casa non possiate sentire l'odore di cipolla. O puzza, no, a seconda dei punti di vista. Bravissimo. Non saliamo, è giusto, chef? No, 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 assolutamente. Non saliamo nel senso non gli mettiamo il sale, perché non saliamo significa che dobbiamo prendere l'ascensore. Quindi sto dicendo a Renzi gli cucineresti un piatto. A Renzi sì, ma cucinerei anche... Ma che piatto però? Posso fare qualunque cosa. Cucina romana, un spaghettino cacio e pepe, ma una grice. Ma sei siciliano e gli fai quella romana? Facciamo una norma, facciamo un risotto alla marinara. Ecco, possiamo ecco. Fare una... Avanti con i sardi. Pasta con le sarde, esatto. Oggi ho fatto, per esempio, pensavo oggi a fare una pasta con l'anciova,
Ci sono un sacco di primi. Ok. Possiamo mettere anche queste teste di gambero all'interno. Sì, ah, sì. Anche queste crude che esatto, non sono andate al forno, sì, le possiamo mettere lo stesso. Perché gliele danno, metti? Danno un po' sapore perché c'hanno un... sapore. Bravissimo. Bravo, perché Francesco. C'hanno ancora. Bravo. Danno sapore a quello che sarà il brodo di gamberi. Li schiacciamo, chef, un pochettino. Li schiacciamo leggermente. Perché li schiacciamo? Per far uscire tutto il sugo dentro la testa. Bravissimo, Francesco. Ah, ok. Senti, andiamo invece alla politica locale, no? Per esempio, qui? Al presidente del Consiglio Comunale, Totò Orlando, che piatto gli cucineresti? Ma a Totò Orlando gli potrei fare benissimo, che lui è un buon gustaio. Una reginella con le triglie. Una reginella con le triglie. Triglie estratto. Io lo lascerei digiuno, ma insomma, però sono punti di no, vista. Lo vedo anche abbastanza in forma. E invece a Musumeci, al presidente Musumeci, cosa cucineresti? A Musumeci riso in bianco. Riso in bianco? Sì. Ah, dai, però, non è carino. Dai, manco, ecco qua, il bello. Perfetto. Della diretta. Vai. Ecco, mettiamo la birra perché, Gianvito? Bravissimo. Riso in bianco. Andiamo a mettere la birra per sfumare, per dare quel pizzico di... No, devo finire di fare... Di alcol. Ok. Quindi sta sfumando, il fumo che vedete è tutto l'alcol della birra che va fuori, giusto? Esatto. Sì, anche nelle mie mani. Mentre schiacciamo le teste... Senti, quindi dicevamo, Musumeci riso in bianco. Sì. Però, riso dai, in bianco. Non è carino. Cioè, uno viene a casa tua e tu gli fai riso in bianco, ho capito. No, vabbè, perché... Perché ancora non si capisce bene che gusti ha culinari. E all'assessore La Galla? All'assessore La Galla che gli faresti mangiare? Assessore La Galla? Ma sai che l'altro giorno ho trovato un ritaglio di un giornale? Dai. Del 2011. 10 anni fa? Che ti farò avere così poi anche per ricordo. Sì? Dove c'era una foto di La Galla e mia, dove c'era scritto chissà chi sarà il nuovo sindaco di Palermo. C'era la sua foto e la mia. Poi, per carità. Nessuno dei due però candidato. Però è divertente questa cosa che dieci anni fa c'era questa contrapposizione tra te e lui. Sì. Francesco, bagniamo con l'acqua fredda. Arrivo. Attenzione che arriva l'acqua. Il brodo di gamberi. Di gamberi. E andiamo a calare laggiù la pasta. Mettilo un altro po'. Ah, stiamo andando a calare già la pasta. Mi diverte questa cosa perché lui dice che non si vuole candidare e invece quando io vado in giro, perché per me è una cosa normale, trovo sempre persone che dicono ma che sto qualcuno per conto di La Galla se ci sono candidati per le prossime elezioni. Ah. Voilà. E quindi questa cosa mi diverte. Poi vabbè, dice però, sì, dice no. Giusto, però domanda che riformulo. Che gli faresti mangiare? Alla Galla? Cioè, Musumeci il riso in bianco alla Galla chissà che ci fa mangiare. No, perché? Ma che non è una. Non lo vedo, per me non è un avversario. Quindi no. Per me è una persona che, sì, che stimo, che rispetto. Sì. Se è un ospite. Lui già è stato ospite a casa mia, ha mangiato qualche volta a casa mia. Sì. E questa è una notizione. E quindi... E che gli hai fatto mangiare quella gli volta? Gli ho fatto mangiare un pilaf con i gamberi. Ah, vabbè ragazzi. E quindi lo potrei rinvitare con grande piacere. Non vedo problemi. Ok. Tu pizzico d'acqua. Caro assessore La Galla, sei ufficialmente invitato a casa di Scopo a mangiare il pilaf con i gamberi. Sì, con grande piacere. Senti, andiamo invece ai gamberoni qua, ve li facciamo vedere, di Porticello, come diceva prima Gianvito. Queste teste gliele vogliamo mettere lì o anche troppo? Ma dici? Diciamo che già sono un po' troppe. No, già va bene. Comunque, stai andando bene, Francesco, i tempi, com'è Gianvito, con i tempi come benissimo. Sta andando? Benissimo, ci siamo bene. Io penso che questi bastano. Dici tu basta, quindi... Io le farei, guarda, ci sono gli altri due, Francesco. Facciamo? Ci siamo confusi per gli ultimi due. Okay, facciamoli okay. Tutti. Senti, tua moglie che dice dei tuoi piatti quando cucini tu? Ma lei... Alcune volte andiamo in concorrenza perché lei ha la sua ricetta, io le mie, poi lei mangia qualche cosa che io non mangio o viceversa, perché io voglio pasta corta e lei vuole pasta lunga. Ecco. E quindi litighiamo per la pasta, però insomma poi si trova sempre una mediazione. A lei piacciono molto i primi con i carciofi e quindi spesso facciamo un risotto con i carciofi, un tagliolino con i carciofi. Ok. Mentre a me invece piacciono le paste corte, però... Trova sempre la mediazione, adesso siamo sposati da 28 anni, quindi... Da 28 anni? Qualcuno avrà rinunciato a qualche cosa, qualcuno avrà magari resistito. Allora, e siamo pronti per preparare la tartare di gambero, e voi che insomma fate i politici di tartare, voglio dire, gente ricca, ve ne sentite. La tartare di gambero la mangiano tutti, dai. Non è detto. Senti, allora, eravamo fermi a cosa avresti fatto mangiare al presidente... Prego, fai pure, io ti seguo. Quello è l'olio peperoncino. Attenzione, c'è olio. Ah, questo. Olio, evo,
extravergine d'oliva. Ti prendo anche un cucchiaio, Francesco. Un po' di sale ce lo posso mettere. Un po' di sale. Perfetto, bravissimo. Quindi per fare la tartare abbiamo messo il gambero crudo, un pizzico di pepe, sì. Pizzico di sale e poi ci mettiamo un po' di pepe. Un po' di pepe. Senti, ti stavo chiedendo appunto, allora, e a Draghi che gli faresti mangiare? A Draghi, no, Draghi, Draghi mi sta salvando l'Italia. Draghi lo vedo molto, molto concentrato, quindi sì. Meriterebbe anche qualcosa di importante. E ora la domanda da al sindaco di Palermo, Luca Orlando. Io penso che il piatto migliore sarebbe un tortellino in brodo. Tortellino in brodo? Perché ormai diciamo è molto decotto e quindi ha bisogno di un tortellino in brodo. Allora, torniamo al piatto. Andiamo a filtrare. Cosa stiamo facendo? Stiamo chiamiamolo brodo di gamberi. Brodo di gamberi, sì. Un sudato di brodo di gamberi. Molto semplice, giusto? Aspetta però, ricordiamo. Abbiamo messo, la cipolla, abbiamo fatto un soffritto olio e cipolla, poi abbiamo messo le teste di gamberi che avevamo prima passate in forno a 180 gradi per 20 minuti. Bravissimo. Poi abbiamo messo anche qualche testa che abbiamo appena diciamo separato dal carapace. Abbiamo fatto un soffritto, abbiamo aggiunto un po' d'acqua, poi la birra che ha dato il suo sapore, il suo gusto, abbiamo fatto questa bella crema, questo bel condimento che è la nostra pasta. Però ti ho visto fare delle cose, ma da buon chef dovresti assaggiare. Solitamente i chef quelli bravi assaggiano. Certo, sì, io assaggiano. Non ti ho visto assaggiare. Assaggio quindi, con questo. Assaggiamo. Se ci muore in diretta siamo diventati perfetto, famosi. Sapore perfetto. Non è salato, non è piccante, non ha niente. Ora vedo messa una padella. Sì, dobbiamo la padella, come dire, bravissimo. Aglio in camicia. Allora, chef, non devi suggerire. Ma bravissimo. Ma col pugno me l'hai fatto? Non c'era bisogno. E diciamo. Perché hai dato il pugno? Lo volevo fare senza usare il coltello, però senti, va bene uguale. Ok. Mettiamo l'olio. Mi raccomando, Francesco, quando si lavora il tagliere è sempre pulito e ordine sul banco. Ah, assolutamente. Questo mi pare un richiametto ufficiale, perché qua è un po', lo faccio vedere, c'è un po'. Sì, ho capito, ma non è che posso prendere detersivo. C'è ragione, giusto. Ma tanto voi a pulire le cose, insomma, in politica ve la fidate, cioè. C'è da ripulire, la politica ripulisce sempre. Allora, abbiamo messo l'aglio nella padella con l'olio. Bravissimo. Faccio vedere. Poi appena l'aglio comincia a soffriggere, poi lo togliamo, mettiamo i gamberi. E poi mettiamo. Dobbiamo fare il trito con finocchietto. Bravissimo. Francesco. Bravissimo. Stiamo tagliando il finocchietto, che arriva da dove, Gianvito? Il finocchietto è del paese vicino, sì. Ah, quindi fresco fresco. Questo è locale. Peccato, io tanto forse non ci sarò più un giorno, ma comunque devo dire che spero venga inventata la TV olfattiva, perché a vederlo è tutto bello, a sentire gli odori è veramente incredibile. Allora, un consiglio, e lo dico a chi ci segue, e per grazie a Dio siete sempre molti, sempre anche attenti e premurosi. Quando cucinate, andate in giro a fare la spesa per comprare qualcosa per i vostri cari, lo dicevamo proprio qualche giorno fa, in presenza anche dell'assessore Scilla, che è l'assessore regionale dell'agricoltura, sinceratevi di comprare, di cercare prodotti rigorosamente siciliani. Noi da tempo abbiamo anche un gruppo su Facebook, si chiama Io Mangio e Bevo Siciliano, a cui stanno nascendo tutta una serie di attività molto importanti, e quindi ratevi, come stiamo facendo noi, di avere per esempio il gambero di finocchietto di Cinisi e il cuoco di Palermo che si chiama Francesco Scoma, che però nella vita è un... Da quanti anni sei in politica, Francesco? Dal 1996. Dal 96? Cosa hai messo in cantiere nel tuo curriculum? Ho fatto 5 volte il deputato regionale, sì. 2 volte l'assessore regionale, sì. Presidente di commissione all'ARS, sì. Presidente dei Questori, mm. Deputato segretario, sì. Capogruppo, segretario provinciale, vice sindaco di Palermo, senatore. E ora? Ora sono deputato nazionale. Sì, vabbè, sì, ho capito. Pensiamo... E ora non lo dice, guarda, sì, ride tutto il papà, non lo dice. Accarezzo un'idea, però... Ma lo faccio per mio padre, più che altro. Perché per papà tuo? Tu perché citi sempre tuo padre. Raccontiamo chi era tuo padre, Francesco. No, mio padre è stato sindaco di Palermo negli anni 70. Sì? Ha fatto il sindaco per 3 anni in una giunta di centrosinistra, ma erano altri tempi, ovviamente. Però... È un fatto così familiare. A me fa piacere occuparmi della mia
della mia città, mi fa piacere perché è comunque la città che amo. È una città che vorrei vedere rifiorire, la vedo troppo... No, vuol lasciare qua, Francesco. La vedo troppo... Direttamente possiamo mettere il brodo di gamberi all'interno. La vedo troppo in ginocchio. Tutto. E quindi vorrei anche... Perfetto. Poter contribuire in qualche maniera, direttamente, mi auguro, o indirettamente a risollevarla, perché la vedo troppo in ginocchio. E siccome dopo anche questi anni di pandemia, io penso che andiamo verso il secondo anno di pandemia, quindi non è che... Io penso che un risveglio, una rinascita ci sarà. Sì. Mi auguro che un po' per quello che dovrebbe arrivare economicamente, un po' per il rilancio del turismo, un po' per chi dovrebbe occuparsi di questa città. Vabbè, tradotto è ti candidi a sindaco. Ci vorrei provare, vediamo se le condizioni, perfetto, se ci saranno. Bravissimo. Vediamo, intanto vediamo le idee, vediamo un programma, vediamo chi ci vuole stare, poi ne parliamo, insomma, io penso che... Beh, ma mancano 11 mesi, quando ne vuoi parlare? Se ne parli ora, quando ne parli? Se ne parla, però insomma, bisogna capire anche principalmente quali sono i programmi, chi ci vuole stare, confronto. Beh, per esempio, un punto fondamentale del tuo programma non deve mancare, quale sarebbe? Io penso che la città ha bisogno di ritrovare una sua condizione. La città ha bisogno di un cimitero subito. No, ma ha bisogno di un campo sportivo, ha bisogno di fare rifiorire le periferie. Guarda, ti posso dire una cosa. Non ha bisogno di niente, non mi convince. No, io non ho bisogno di poche cose, di tornare a una città normale. Ok. Tornare a una città normale significa riappropriarsi delle cose che oggi vanno malissimo, e quindi al primo posto senz'altro questa cosa dei cimiteri e soprattutto delle bare. Ma sì, ti devo dire che qualche giorno fa io sono andato al Ministero degli Interni, ho chiesto l'intervento della Protezione Civile, ho chiesto al Ministro degli Interni di occuparsi di questo disastro, che è veramente una cosa mortificante, sì, per i cittadini, per chi ha subito una disgrazia del genere, per chi ancora non può avere neanche, come dire, la possibilità di andare a onorare i propri cari. Sì. Quindi questo è il primo posto. Allora, c'è una cosa che Ciccio Scoma non sa fare, così come lo chiamano nella vita privata, ed è qua questo movimento della padella. Glielo insegniamo qua. Allora innanzitutto andiamo a mettere il finocchietto così. Pronto. Ma siamo sicuri? Assaporiamo? A me non mi piace il finocchietto. Basta questo. Vai, perfetto. Peccato. Bravissimo. Non ti piace? No, in generale. Questo lo togliamo, chef, è giusto? Bravo. Allora, stiamo pulendo, siamo quasi alla fine, un bel primo piatto, ve lo ricordiamo. Andiamo a mettere gamberi e fave. Bravi. Non devi dirlo quello che deve fare, lo deve fare lui. Ma sono qua le fave, no? L'ho capito, l'ho preparate. Non vale, non mi piace sta cosa. Vai. Allora, dobbiamo maneggiare, o è presto per maneggiare? 30 secondi e cominciamo a maneggiare. Dando 30 secondi e maneggiamo, va bene. Mettiamo le fave, bravissime. Mettiamo le fave, che sono croccanti. Le fave vanno a crudo. A crudo. Sono state... Non gliele posso offrire a un mio amico perché è stato male. Quindi. No, stiamo attenti, siamo a Dio. Allora. Mescoliamo sempre il tutto. Ci siamo, manca poco. Peccato, ripeto, non ci siano esistenti. Onestamente il profumo è notevole. Il profumo è notevole. Come puoi vedere, caro Francesco, si è formata la famosa salsa. La salsa, però sì. È quella che abbiamo fatto prima, diciamo che... È il glutine insieme a un grasso, sì, formano l'emulsione. Ok. Allora, Francesco. Un po' d'olio. Un filo d'olio, sì. Ti faccio vedere? Vai. Ah, per maneggiare, per giusto. Per maneggiare, ok? Allora... Ti faccio vedere. È spento, giusto? Spegniamo, padella spenta. Sì. Padella spenta. Ti faccio vedere un Fantastico. Po' come si maneggia la pasta. Fantastico. Ok. Sì, ma farlo fare a lui. Fantastico. Prego. Non ci riesco. No, niente. Fagli vedere, Gianvi, rifacciagli, rifaglielo tu. Un pizzico di pepe. Lentamente. Un pizzico di pepe, gliela abbiamo. È l'unica cosa che non riesco a fare. Niente, mi sa che. E allora? Provaci tu. Vai, provaci tu, Gianvi. Ti faccio vedere? Sì, vai. Rifallo tu e poi lo rifà Francesco. Allora, a vederlo sembra facile, a farlo... Io la volessi assaggiare, tale evita, io la vorrei assaggiare, lascia per. Allora, ripoggia la padella. Vabbè, imparerò prima o poi. Imparerai, ripoggia la padella. Aspetta che ora impiattiamo, mettiti qua accanto imparerò. A me. Imparerai. Mettiti qua accanto a me, rileggiamo gli ingredienti. Si rileggano gli ingredienti. Vai. Tagliatelle al gambero rosso. Vai, Francesco. Finocchietto. No, lo devi dire però. Vai, Francesco. Alla fine. No, curcuma. Okay, vai. E fave fresche. Cos'è la curcuma? Hai 30 secondi di te. Spezia. Spezia. Ingredienti per 4 persone. 4 persone. Poi, se volete... Dimezziamo, raddoppiamo. 400 grammi di tagliatelle. Se viene a cena, pediriti la galla, raddoppi. Chi ma io gli faccio il pilaf, ci piace il pilaf. Ah, ci piace il pilaf. Vabbè. 400 grammi di tagliatelle. Sì.
finocchietto e curcuma, cioè già la tagliatella è impastata così. Ok. Ah, già la tagliatella sì, è insaporita già, di... Okay. Però uno può mettere anche la tagliatella normale. Quella normale, vai. Poi, gambe di rosti di Mazara. Bravo. La ricetta dice 20, ma possono essere anche, se uno dice la voglio più abbondante, 30. Perfetto. Poi, mezzo chilo di fave fresche, perché poi le sbucciamo, le togliamo, non resta niente. Ok. Un po' d'acqua ovviamente per fare bollire la pasta, sì. Un mazzetto di finocchietto fresco, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, la birra fondamentale. La birra. Eccola qua. La Sicilian Pale Ale. Sicilia Pale Ale, come dite voi? Io dico Pale Ale. Ok, Evo. Olio Evo. Evo, che sarebbe QB. QB quanto basta. Pepe e sale. Pepe e sale. Oh. E poi il resto, diciamo, uno si mangia quello che vuole. E devo dire che il procedimento mi è sembrato semplice. Cioè, io che non so cucinare, devo dire che onestamente mi è sembrato facile da fare. Quindi la prossima volta la potresti fare tu. Da 1 a 10 quanto è facile o difficile? Ma io dico, secondo me, 7, 8. 7 facile. Sì, sì. 7 sì. Facile. Sette. Andiamo all'impiattamento. Sì. Andiamo all'impiattamento, Massimo? Non devi toccare Francesco, niente. Ci siamo? Io tu sono... lo capisco che sei tentato, lo vuoi fare tu? No, lo fare no, lui. No, lo faccio, okay. Io, allora, lo faccio io, non c'ho problema. Impiattamento. Dov'è il... Che prendiamo? Un piatto? Il coppo coppa pasta. Okay. Ah, guarda che bel piatto che abbiamo. Coppa pasta? Cos'è questo? Si chiama coppa pasta, no? Bravissimo. Ah, sì, per farlo... Aspetta che vengo io allora con questo. Guardate qui, il coppa pasta. Allora, ti faccio vedere, Francesco. Aspetta, aspetta. Sì. Guarda, posa di nuovo. Come andiamo a prendere direttamente, guarda, tutti i fili, vedi? Ah, sì, sì. E sì. Formiamo un pettine, vedi? Cioè, sì, sì. Formiamo un pettine, vedi? Pettine. Andiamo a prendere tutte le parti, diciamo, ondulate della tagliatella, sì. Ok? Sì. Va bene? E lo infiliamo qua dentro. Dopo di ciò ci avviciniamo alla padella. Vai. In questo modo, vai. Guardate. Sì. E andiamo a mettere la pasta dentro questo coso rotondo che si chiama e andiamo come? A coppa pasta, sì. Coppa bravissimo pasta. Francesco, che andiamo forse a... è l'unica coppa che la Juve poteva vincere quest'anno, ad arrotolare in che questo è una cosa modo. Che insomma vabbè, ok, io con la forchetta il mestolo mi viene secondo, uguale sì. Però eravamo rimasti, lo faceva scoma, l'hai fatto tu alla fine. Vai. Ma se lui mi dà la forchetta allora la faccio lo stesso. Sì, 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 sì. Andiamo a mettere questo al centro del piatto. Questo lo sai fare tu? Io no. Ok, ecco qua, perfetto. Ora io andiamo a mettere la tarta. Ah, allora questa se la mangia Nutella. Va bene, lasciala la lasciamo a Nutella. Vediamo, certo, giusto. E allora, che stiamo un facendo pizzico. Adesso? Stiamo prendendo tutto il condimento. No, tutto no, è troppo. Parto bravissimo, un pizzico fave, di condimento, gambero. Bravo. Andate bravissimo. Passiamo le fave. Ci metterei un pizzico d'olio? Un filo d'olio glielo vuoi mettere? Aspetta, aspetta, prima mettiamo la tartare di gambero. Pronti? Ok. È importante la pulizia del piatto, quando si serve il sì. Piatto è importante. Sì, sì, lo puliamo dopo. Ok? La tartare la mettiamo sopra o al lato? Gambero. La tartare io la metterei una cnelle sopra. Una che? La cnelle è che diventa complicato. Vabbè, raga, però cnelle da casa che ne capiscono. La si fa così che... però. Esatto, aspetta, bravissimo aspetta. Francesco, bravissimo. Hai capito ragazzi? Senti, se cucini così e fai il sindaco per come cucini, secondo me qualche possibilità ce la potresti avere. Ma ti posso dire una cosa, secondo me pure. Che dici? però poi bisogna cominciare. Che ti dobbiamo dare? Il colpo di grazia che già scoma insiste sul filo d'olio. Perfetto. Oh, pepe, allora. Pepe, chef, no? Andiamo sì. A mettere per ecco. Finire. Esatto. Prego. Il finocchietto sopra la tartare. Bravissimo. Allora. Dopo di ciò puliamo il piatto. Sì, in questo modo. Sì. Posso anche mia moglie dice che sono fissato che lo pulisco il piatto. E a te Francesco. Allora Francesco raccontami questo piatto. Vai. Io credo che sia bello da vedersi ma anche buono da mangiare. Questo adesso lo scopriremo appena spegniamo le telecamere. Perché c'ha questa diciamo questo crudo cotto, il gambero saltato, il gambero marinato, sì. La fava cruda appena saltata e poi questa bella tagliatella che già è stata diciamo fatta con la curcuma e col finocchietto impastato con quel finocchietto e poi questo bellissimo devo dire fondo di gamberoni e cipolla saltata che testa di gamberoni che dà questo sapore molto forte okay. Perché può anche non piacere però a chi ama il pesce sicuramente apprezza. Allora, molto equilibrato, molto equilibrato. Siamo in chiusura. Tutto quello che avete visto è tutto rigorosamente made in Sicilia. Abbiamo il gambero di Porticello, il finocchietto che arriva dalle montagne di Cisi, le fave sono rigorosamente siciliane, la birra è prodotta rigorosamente in Sicilia. Peraltro, dimmi, fammi una frase, dillo, piccolo spazio pubblicità, vai.
questa birra la trovi... No, tu devi dire piccolo spazio pubblicità. Piccolo spazio pubblicità. Allora, se vi trovate in un distributore di birra e trovate la birra Bruno Ribadi, non comprate. Non comprate la birra Bruno Ribadi. Ma invece comprate questa, che mi sta più simpatica. Comprate questa e questa no. Via, Bruno Ribadi la posiamo, non ci piace. Noi compriamo la birra Timilì, che mi piace di più. Come ti pare? Ma che cazzo dici? Non te lo giuro, si chiama Timilì, è una birra buonissima. Ma sto sto scherzando. Ho assaggiato Bruno questa Ribadi, birra. Comprate Bruno Ribadi, ragazzi, la storia. Andate soprattutto a cercarvi la storia di Bruno. Io sono di Bruno rimasto, che... ti devo dire la verità, a me piace molto la birra, sì. Io amo la birra strong, ho assaggiato quella che è un po' più forte, che è 10 gradi, la trovo... Buona. Stupendo. Allora, ti faccio tre nomi. Attenzione, mettiti la cuffia, finto molto buongiorno. Per la categoria a chi offro questo piatto si presenta il candidato a sindaco di Palermo, Francesco Scoma. Ti do tre nomi, attenzione. Armao, La Galla, Orlando. A chi offri questo piatto? Ma nessuno, tutti e tre. Bravo. Grazie a Francesco Scoma per aver giocato con noi. Il piatto sembra buono, però assaggialo, dai, assaggialo. Cioè, diamogli una posata. Francia, vediamo come te la cavi. E devi dirci. No, io dopo perché preferisco rimanere vivo. E lo sto scherzando. Non sto giocando. Vediamo come va. Devi essere però onesto, eh? Cioè devi dire. È buono, sì, l'ho fatto io. Sì, ho capito, però se è brutto lo devi dire. Non mi è riuscito. Perfetto, sentiamo però lo chef. Assaggiamo? Tu sei l'autorità. Si sente molto il finocchietto, la fava, ma è normale perché sono messi alla fine. Sì. Sì, è il finocchietto che la fava. Sì. Veramente buono. Ce la fai per quest'anno? Vabbè, allora. Perfetto. Queste sono le tagliatelle al gambero rosso col finocchietto, il curcuma e le fave fresche di Francesco Scoma. Che ringraziamo, hai un futuro, metti che con la politica... Ma io ho una grande passione, mi piacerebbe, non c'è problema, si può fare anche altro. Senti, ma se diventi sindaco e potessi tu immaginare di fare un piatto di pasta enorme per tutta la città, che piastra gli faresti? La norma, va bene. Io pensavo a pasta chi sa, è più palermitana. No, ma la norma è un piatto che piace molto, perché c'è la... Grazie. Grazie Gianvito Gaglio, grazie a voi che ci ha ospitati all'interno del birrificio Bruno Ribadi, va bene, grazie, sigla.